Una scintilla partita da una stufetta elettrica, probabilmente per un cortocircuito, accesa in una delle poche serate in cui il freddo si è fatto sentire ed in una manciata di secondi alcuni indumenti, forse in materiale sintetico, si sono subito trasformati in una torcia di fuoco dalla quale poi si è sviluppato un incendio che ha devastato tutto l'appartamento. È successo nella tarda serata di ieri, attorno alle 9, in una palazzina a due piani, in via di Villa Giulia, all'incrocio con Viale Romagna, lungo la statale 16, all'altezza del semaforo di Gimarra. L'affittuario, un extracomunitario originario del Senegal, ha tentato in tutti i modi di spegnere il principio di incendio, procurandosi anche un ustione di primo grado alla mano, ma invano. Ormai l'appartamento era saturo di denso e acre fumo che attanagliava la gola e le fiamme avevano guadagnato terreno ed è stato costretto così ad uscire di casa e dare l'allarme, lasciando l'appartamento in balia delle fiamme. Anche il secondo piano della palazzina è stato ben presto invaso dal fumo e altri quattro suoi connazionali, tra cui delle donne, sono stati costretti ad abbandonare la struttura e a riversarsi per strada, data che l'aria era ormai divenuta irrespirabile. Sul posto immediato, all'arrivo dei mezzi di soccorso, due ambulanze del 118 che hanno assistito le persone coinvolte e trasportate al Santa Croce per un principio di intossicazione da fumo e l'uomo anche per curarsi l'ustione alla mano. Impegnativo l'intervento dei vigili del fuoco di Fano accorsi sul posto con due mezzi, tra cui l'autobotte, assieme all'autoscala arrivata da Pesaro, che alla luce delle foto elettriche hanno aggredito le fiamme, estinguendo l'incendio in poco meno di una mezz'oretta. Sul luogo anche una volante del commissariato di Fano per eseguire i rilievi e le indagini, oltre a una pattuglia della stradale che ha gestito la viabilità al senso alterno sulla nazionale durante tutto l'intervento dei vigili del fuoco e del 118. Lo stabile poi, a fine incendio, è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco.